Good afternoon. We're in Rimini and we're interviewing here about the election of the new Pope. Buon pomeriggio a tutti, siamo a Rimini e intervistiamo riguardante l'elezione del nuovo Papa. And we have here, may I have your name, please? Per me è una persona molto di fede, mi piace molto per la sua discorso che ha fatto, molto normale, ad esempio un prete, cioè un Papa di fede religiosa. Non pretende molto, infatti ho visto ad esempio che lui quando doveva andare via con la limousine, l'ha lasciata lì per andare via in auto, in bus, ho visto che doveva andare a mangiare con i propri cardinali, aveva il suo posto, invece si è messo normale, insomma l'ho seguito, è un modo di fare che mi piace molto, ecco, molto, mi sembra molto giù la buona, insomma, che non pretende. He say is I like him because he's very simple. He do simple thing. I think he's a man of faith. When he go to with the other cardinal to eat, he's not go with them. He stay in another place. When he need to take the limousine, the car, he decide to take a bus. So he's very humble. What do you think the Pope's role is these days in the world political scene? Che cosa pensa sia il ruolo politico attuale del Papa nel mondo? Ma ti dico, io non è che seguo molto, diciamo, la religione e tutto quanto, però rispetto al Papa che c'era precedente, questo mi dà un'immagine più popolare, mi piace di più come si è presentato al pubblico, per le sue vesti normale, che non ha molte pretese, così mi sembra molto, come si dice, per far del bene senza pretendere più di tanto. Ti dico, per me le prospettive sono buone, poi adesso che sentivo parlare che devono fare delle nuove regole e tutto quanto, mi sembra che sia di buon auspicio, ecco, essendo il primo Papa che viene da quella parte del mondo di là, mi sembra che per l'Italia e per tutto il mondo sia di buon auspicio. Poi ti dico, non è, l'ho seguito non tanto, ma a me piace. I don't follow too much the religious thing in the world, but I think he's a really good Papa because he's simple and he want to renew, to change things in the church, so I think it can be a very important positive for Italy and for the world. It can be very positive. Another couple of questions, please. Are you a practicing Catholic, if I can ask? Un'altra domanda, se posso chiedere, sei un cattolico praticante? Non più di tanto. No. Solo in certe occasioni, diciamo, ma non praticante sempre. Not really much, only in a special occasion, but not always. And finally, does it make any difference to you, or is there any significance in the fact that this Pope is the first Jesuit Pope who has ever been elected? C'è qualche differenza per te, visto che questo nuovo Papa è gesuita, del primo, che sei gesuita, fa qualche differenza a te o è indifferente? Ma ripeto un po' quello che dicevo prima, venendo dalla parte, chiamandosi Francesco così, mi sembra una persona molto umana, molto disponibile, senza tante pretese, per la carità, disposto bene verso tutti, e per me è buono, ecco, mi ha dato quella buona impressione lì. Give a good impression because he's come from South America, so in the area, so he very look for help other people, so I don't think this can make a difference. Thank you very much. Grazie.